Benvenuti, bentornati a tutti a un altro video teorico. La terza parte, tanto richiesta da nessuno, della storia della videoregistrazione. Questa è proprio una piccola parte, durerà poco, ma è fondamentale per i video che verranno. Parliamo oggi dei formati compatti o portatili. Qua vedete qualche piccolo esempio nell'angolo del tavolo, ma ne parleremo ora con calma. In buona sostanza, cosa succede? Tra il finire degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 nascono le videocamere. Ne abbiamo già parlato naturalmente nella puntata precedente, ma che cosa sono di fatto le videocamere? Sono delle telecamere accoppiate con un videoregistratore che permettono in mobilità di videoregistrare degli eventi. Inizialmente le telecamere sono una cosa, il videoregistratore è un'altra, il videoregistratore è portatile, c'è un cavo che collega la telecamera al videoregistratore. Successivamente i due oggetti vengono inglobati in una macchina sola, il camcorder, che appunto montano all'interno della camera il coder, cioè il videoregistratore. Però per fare questa cosa ci si scontra con un piccolo problema, vale a dire che quando hai delle cassette grosse così, o anche delle cassette grosse così, tu puoi fare queste telecamere piccole, compatte quanto vuoi, ma non possono essere più piccole della videocassetta che devono contenere, naturalmente. Per cui è impossibile realizzare una videocamera palmare che quindi stia in una mano con una videocassetta VHS, ma nemmeno con una Beta, sia essa una Betamax o una Betacam, perché naturalmente sono cassette grosse. Nasce così la necessità di creare cassette più piccole proprio per poterle utilizzare in mobilità e nascono così i formati compatti. Il primo formato compatto è nuovamente l'Umatic, che nel 1974 esce nella sua versione S. Ricordiamo che l'Umatic era nato nel 71, quindi tre anni dopo esce la versione S, che sta per Small, con delle cassette più piccole delle Umatic standard che conservano le stesse identiche caratteristiche che possono essere utilizzate per registrare in videoregistratori portatili e poi successivamente in videocamere con il videoregistratore incorporato. Nascono anche le Betacam successivamente in versione compatta, ma noi di tutti questi formati professionali importa in realtà poco, perché quello su cui ci vogliamo concentrare sono i formati domestici. Quindi vedete tre esempi, ne esistono in realtà anche altri naturalmente, ma parleremo principalmente di questi tre perché sono quelli che hanno fatto la storia dei formati compatti o portatili. Il primo formato di cui andiamo a parlare è questo, il Video 8. Nasce nel 1985 ed è un formato ex novo, cioè non è una versione compatta di altri formati che esistono già. In quel periodo infatti la Sony realizzava queste, e cioè le Betamax. Le Betamax però sono inadatte per costruzione a diventare un formato portatile e quindi la Sony sviluppa questo. Questo è il Video 8. Nell'intento della Sony doveva essere un nuovo formato video per tutti gli usi, dalla videocamerina palmare, le Handycam, che non a caso si chiamano così perché appunto stanno in una mano, fino al videoregistratore domestico e perché no la diffusione di film preregistrati in cassetta. Addirittura vengono sviluppati dei video Walkman, cioè degli oggettini portatili tipo il Walkman a cassette audio dove inserire le cassette Video 8 per poter vedere i film in giro. Tutto questo mondo che ci gira intorno in realtà non fa mai un gran successo, ma le cassette Video 8 erano un'ottima trovata per appunto le videocamere, che diventano appunto sempre più piccole e necessitano di cassette più piccole. Sotto questo aspetto il Video 8 fa un grande successo, anche perché è l'unico formato così piccolo sul mercato in quel momento. Per quanto riguarda la qualità video, Video 8, Betamax e VHS sono assolutamente paragonabili, hanno tutte più o meno 240 linee di colore. Ma per quanto riguarda la qualità audio, il Video 8 è molto più avanti della concorrenza e anche della stessa Betamax, perché a differenza di loro due, che utilizzano prevalentemente un audio monofonico longitudinale, quindi registrato dalle testine fisse mentre il nastro scorre e viene inciso nella parte video della testina mobile, di questo abbiamo già parlato in puntate precedenti, il Video 8 usa semplicemente il tamburo testine che, oltre a registrare il video, registra un audio modulato in frequenza col sistema FC. La qualità dell'audio è molto molto superiore. Tolto questo, appunto, il video è allo stesso livello degli altri. Il grosso vantaggio quindi di questa soluzione sono le cassette piccole. C'è però un problema. Queste cassette sono incompatibili con qualunque altro formato in quel momento esistente sul mercato, perché queste videocassette vogliono un loro videoregistratore, una loro videocamera. In questo la JVC si accorge di questa cosa e punta tutto su questo punto qui. Nascono così le VHSC. Le VHSC sono un formato compatto del VHS. Il nastro che c'è all'interno, qui manca la linguetta di protezione perché si è rotta, ma poco importa. Il nastro che c'è all'interno è un normalissimo nastro da mezzo pollice di una VHS standard. La dimensione dell'unica bobina presente accessibile
è esattamente identica a quella di una bobina VHS standard, il che sta a significare che queste cassette sono perfettamente compatibili con queste. Se io togliessi il nastro da questa cassetta e lo avvolgessi in un guscio vuoto di una cassetta di queste, sarebbe leggibile. E in più non è neanche necessario fare questo, perché sono stati inventati questi bellissimi adattatori meccanici dotati di un piccolo motorino servo assistito all'interno, nel quale inserendo la cassetta il nastro viene automaticamente caricato e questo è perfettamente riproducibile all'interno di un normalissimo videoregistratore VHS. Questo determina l'enorme successo di questo formato. Sebbene sia tecnicamente un pochino inferiore all'8 mm, il VHS-C ha questo enorme vantaggio di compatibilità con i videoregistratori già presenti nelle case delle persone. Oltretutto, allora come oggi, un videoregistratore VHS costa meno di un videoregistratore video 8. Un'altra interessante differenza è la durata dei nastri. Le cassette video 8 possono durare da 30 fino a 120 minuti. Ci sono infatti cassette da 30, da 60, da 90 e anche da 120. In teoria anche da 135, ma solo per il sistema NTSC, ora non entriamo nel dettaglio di questa cosa. Le cassette invece VHS-C sono con nastro standard, quindi usato nelle normali videocassette fino a 120-180 minuti, di durata 30 minuti. In alternativa si possono avere cassette un pochino più lunghe, da 45 minuti, utilizzando il nastro sottile, quello che veniva usato nelle VHS standard per le cassette molto lunghe, quelle da 4 o 5 ore, che comunque ha problemi di altro genere, di smagnetizzazione, eccetera. Per cui il massimo che si può ottenere da queste cassettine qui è appunto una durata di 45 minuti. Un'altra cosa interessante, queste ruote dentate non hanno meccanismi di frenatura, e quindi è possibile avvolgere e svolgere le cassette manualmente, cosa che con l'8 mm non si può fare perché questi hanno un efficientissimo sistema di blocco che non consente di far girare le bobine. In più, la protezione meccanica di queste cassette è molto migliore rispetto a queste, infatti questa ha semplicemente un flappino di plastica che si chiude sopra e che si rompe con una facilità incredibile, infatti questa è rotta, mentre questo ha una chiusura sia nella parte sopra che nella parte sotto. Il nastro viene incapsulato all'interno e rimane molto più protetto. Qualche anno dopo, il VHS si evolve nella soluzione SVHS, cioè Super VHS, vale a dire delle videocassette sempre VHS, sempre con lo stesso sistema, ma che potevano registrare con una qualità video superiore. Si parla di circa 400 linee contro le 240 del sistema VHS standard. Il sistema, come abbiamo già detto nella puntata sui formati domestici, non ha un grandissimo successo se non proprio nell'ambito delle videocamere. E, in particolar modo, esiste la versione compatta di queste cassette, vale a dire le SVHS-C, che sebbene non siano così diffuse, esistono e hanno comunque avuto un loro successo. Questo perché naturalmente univano il vantaggio della cassetta piccola e perfettamente compatibile con il raddoppio della qualità. Perché interessava nelle telecamere il raddoppio della qualità e non nella registrazione domestica? Perché di questi contenuti poi bisognava andare a fare un montaggio video. Facendo un montaggio video analogico bisognava riversare il nastro su un altro nastro passando da un mixer video. Tutto questo passaggio è naturalmente in perdita. Prendere un segnale di una VHS che già non è ottimale e farlo passare in tutti questi passaggi e registrarlo su un'altra VHS ha una perdita considerevole di segnale. La qualità di uscita non è molto buona. Per cui è molto più conveniente utilizzare un SVHS in partenza in modo che la VHS che ne uscirà fuori avrà ancora una buona qualità nonostante le perdite nei passaggi intermedi. Uscito il Super VHS-C, la Sony naturalmente non sta a guardare, fa la versione I-Band 8 mm, cioè le I8. Le cassette sono identiche, esattamente come identiche sono le cassette VHS-C ed SVHS-C, ma il videoregistratore, sia in un caso che nell'altro, le riconosce tramite dei buchi, che sono presenti in una versione e non nell'altra. In questo modo la videocamera o il videoregistratore sa se si tratta di una videocassetta VHS-C o SVHS-C, piuttosto che di una cassetta I8 o video 8. La qualità video è anche lì perfettamente paragonabile, anche le I8 hanno circa 400 linee di risoluzione e questi due sistemi rimangono a rivaleggiare ancora per molti anni. Infatti passeranno felicemente tutti gli anni 90 e anche l'inizio degli anni 2000. Un'ultima cosa, mentre l'SVHS si evolve soltanto con l'introduzione dell'audio Hi-Fi stereo, che in realtà già esisteva ma era poco diffuso sulle apparecchiature portatili, l'I8 ha qualche sviluppo nel corso degli anni. Sul finire degli anni 80 arriva infatti l'audio PCM, cioè un audio digitale che si sovrappone come seconda traccia rispetto all'audio analogico stereofonico AFC, e questo fa sì che le apparecchiature di un certo livello possano usare quell'audio. Le altre apparecchiature che non dispongono di quel sistema audio possono continuare a leggere l'audio stereo come hanno sempre fatto.
esattamente come succede col VHS e con l'Hi-Fi, però l'Hi-Fi è analogico mentre CM è digitale. Successivamente, sul finire degli anni 90, nel 1998, viene introdotto un'ultima miglioria a questo formato video che è l'XR, vale a dire l'Extension Resolution, che aumenta di un 10% la risoluzione video delle cassette. La cosa intelligente però è che queste cassette sono perfettamente retrocompatibili, vale a dire che una videocassetta AI-8 non è leggibile da un lettore video 8, viceversa sì, ma al contrario no. Cioè, le cassette più vecchie possono essere lette dai lettori più nuovi, ma le cassette più nuove non possono essere lette dai lettori più vecchi. Con l'XR no. Le cassette registrate in AI-8 XR sono perfettamente leggibili da un videoregistratore AI-8 non XR, che però non è in grado di avere quel 10% in più di risoluzione video. Ciò non toglie che è un'ottima scelta a livello di retrocompatibilità, dal momento che questa tecnologia veniva introdotta nel 1998, quindi sul finire della vita di questi supporti. Perché sul finire? Perché nel 1995, con la normativa IEC 61834, venne introdotto lo standard video DV, cioè il digital video. Il sistema digital video è un codec video che ha una risoluzione di 720x480 pixel nella versione NTSC e di 720x576 nella versione PAL, esattamente come un DVD con 25 fotogrammi al secondo. Ora non entriamo troppo nei dettagli tecnici che ci interessano poco, è un sistema digitale che può essere registrato su diversi tipi di cassette. Il più diffuso naturalmente in ambito domestico sono le mini DV, che sono state usate per parecchi anni e vengono tuttora ancora in parte utilizzate con quelle videocamere prosumer, che magari hanno anche 20 anni, ma vengono ancora utilizzate. In ambito invece professionale esiste il DVC Pro e altri formati basati su questa tecnologia. Anche la Sony, con le sue video 8, ritorna in voga, vedendo la nascita di questo formato e applica le stesse regole del DV al video 8. Nasce così il Digital 8, che è un formato esattamente identico al Mini DV, stesse caratteristiche video, ma registrato su queste cassette qua. Il vantaggio è in teoria quello di poter usare delle cassette che si hanno già. In pratica però bisogna avere una videocamera Digital 8 che non necessariamente è compatibile con i vecchi sistemi, vale a dire che non tutte le videocamere Digital 8 sono in grado di leggere le cassette AI-8 e video 8. Per cui il formato non ha un grandissimo successo, ma è interessante citare anche quello. Un limite delle cassette DV, che siano mini DV o che siano Digital 8, non cambia nulla, ma tutte durano massimo 60 minuti in standard definition, altrimenti è possibile registrarle in LP, con un degrado naturalmente della qualità e anche un problema di smagnetizzazione a lungo termine, che gli permette comunque di durare 90 minuti. Io personalmente non amo molto questo formato perché col tempo è molto facile perdere i contenuti di questo formato video. Infatti, le cassette tendono col tempo a smagnetizzarsi, succede con tutte le cassette, solo che per quanto concerne le cassette analogiche, la smagnetizzazione si traduce in un degrado della qualità del video. Per quanto riguarda invece le cassette digitali come questa, significa una perdita dei contenuti, quindi l'impossibilità di leggere il nastro, oppure la lettura del nastro con effetti mosaico che rendono di fatto illeggibile il contenuto. Qui non sono un grande amante di questo formato. Comunque è sicuramente un formato che ha fatto la storia perché è entrato in vigore nel 1995, è rimasto in vigore per molti anni e tuttora viene ancora ampiamente utilizzato. Questa naturalmente voleva essere solo una panoramica, un video molto breve dove non siamo andati nel dettaglio di niente, ma giusto per parlarvi dell'esistenza di questi formati, per permettervi di capire meglio i video che verranno, dove andremo a confrontare alcune di queste tecnologie. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi lascio qua intorno degli altri video da vedere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!